Esattamente, Alessio, intanto ti dico che sono collegato da un campo di scarola, quella che vedi intorno a me è scarola, e i lavoratori alle mie Ah. spalle stanno pulendo questo campo, preparandolo per la raccolta, per l'appunto di questa insalata. È il loro primo giorno di lavoro, dopo che sono stati fatti ritornare con degli aerei privati pagati dagli imprenditori della zona, addirittura dal Marocco. Noi abbiamo con noi Fabrizio Lobene. Ne ha fatti arrivare 25 e ha speso 15.000 euro di tasca propria perché qui c'è una grande esigenza di manodopera specializzata. Ti do anche una notizia in anteprima: gli agricoltori di Confagricoltura Abruzzo stanno organizzando una nave, sempre dal Marocco, per 5.000 operai specializzati rimasti bloccati in Marocco durante il periodo del lockdown e che loro vogliono far tornare assolutamente. Allora, intanto, cosa significa per la vostra azienda il ritorno di questi lavoratori che vediamo nel campo? Significa, intanto buonasera Alessio, Buonasera. significa intanto tornare, buonasera, significa tornare alla normalità, tornare a quei lavori che si facevano l'anno scorso in questo periodo e anche prima, cosa che non abbiamo voluto fare in mancanza appunto dei nostri braccianti. Senta Fabio, ho una curiosità. Lei, Fabio Lobene, imprenditore agricolo, lei ha speso 15.000 euro, ci raccontava il nostro Alessio Schiesari. Come mai li ha voluti spendere e come mai non ha preferito attingere e usufruire della sanatoria di cui abbiamo parlato anche in studio poco fa, quella voluta dalla ministra Bellanova? Perché noi abbiamo chiesto altro alla ministra Bellanova, perché non abbiamo nulla da condonare, da farci perdonare da parte degli organi di controllo, di conseguenza non rientrava nella nostra logica delle cose. Noi avevamo bisogno di persone già strutturate, già preparate, ed erano i nostri dipendenti storici che stanno adesso lavorando sui campi. Pertanto abbiamo pensato di aprire un corridoio verde con il Marocco e abbiamo fatto rientrare questi quattro voli charter insieme a tutto un gruppo di operatori del settore e abbiamo preferito spendere 500 euro per farli rientrare, non 500 euro per fare una sanatoria che non ci appartiene. Senta, dei suoi lavoratori, il complessivo dei suoi lavoratori, con quelli che sono arrivati nel modo in cui lei ci ha raccontato, quanti sono stranieri e quanti sono italiani? Diciamo che su un totale di 180 dipendenti, un centinaio sono extracomunitari. Ma come mai i lavoratori italiani non ci sono, non si trovano, si fa fatica a trovarli, secondo lei? Da quanto tempo lei fa questo lavoro? Da più di 30 anni, io ho la mia famiglia anche da prima, dal 1950, quindi. E i lavoratori italiani non ci sono, non vogliono fare questo tipo di mestiere. Com'è la situazione? No, i lavoratori italiani ci sono. Abbiamo chiesto appunto al Ministro di poter utilizzare tutti quei dipendenti, intanto, ripeto, su un numero di 180, una ottantina sono locali, quindi ci sono i lavoratori italiani. Peraltro cercavamo di utilizzare per il tramite di in deroga alla normativa vigente durante il periodo del Covid, del blocco, di utilizzare anche temporaneamente i voucher o altre forme tipo i percettori di reddito di cittadinanza, ma non ci è stato permesso. Di conseguenza abbiamo visto che non c'erano dipendenti, abbiamo pensato questa ultima possibilità e abbiamo fatto rientrare i nostri che comunque erano storici del territorio, alcuni addirittura aventi la cittadinanza italiana. Che hanno fatto un periodo di quarantena prima di poter tornare a lavorare con voi nei campi, giusto? Certamente, questi sono rientrati 15 giorni fa, gli ultimi, e oggi è il primo giorno di lavoro, altri erano rientrati prima e quindi hanno iniziato 15 giorni fa, diciamo. Senta Fabio, mi dice quanti suoi colleghi hanno fatto quello che ha fatto lei, quello che ci ha raccontato lei? La stragrande maggioranza delle imprese agricole del territorio, per il tramite della Confagricoltura, ha utilizzato quello strumento, del vettore aereo, del corridoio verde che abbiamo aperto per far rientrare i propri dipendenti.